GentleX è offerto da... Hai voglia di una pizza diversa dalle altre? Una crosta talmente rinsecchita che sfavorirà la tua digestione. Salsa di pomodoro con retrogusto di sudore di barbone. Mozzarella Fidel scaduta. Vieni ad assaggiare la nostra pizza. Da Gigi il Troione. Vasta gamma di pizzone. Possibile che non si trova più un programma radio interessante, non c'è proprio più niente, niente di divertente. Mi piace questo sound. Mother, father, gentle X. Mister Wild Wild X presenta un programma per gli ex condotto da X, gentle X, con un bel po' di mix hip hop al 100%. Mother, father, gentle X. Però mi piace questo mix particolare. Bentornati, terza puntata di Gentle X. E io sono il vostro conduttore nonché ideatore X. Allora ragazzi, questo è un programma che parla di amore, parla di relazione del cazzo, parla di noi ex. E alla fine lo siamo tutti, bene o male, lo siamo stati tutti. E magari qualcuno lo è ancora, e magari qualcuno è ancora fanculo, insomma, nel senso che non ha trovato il suo equilibrio nel mondo, non è ancora consapevole della sua situazione di merda e non l'ha né accettata né affrontata. E del resto, sapete, ci vuole tempo per superare le situazioni di merda, a maggior ragione le situazioni di merda collegate all'amore, perché quelle, ragazzi, uccidono le persone. Ne abbiamo già parlato nelle precedenti puntate, uccidono le persone. Poi vabbè, c'è da dire anche che la gente, sia uomini che donne, sono attratti dalle persone cattive, dalle persone di merda, perché è vero, perché poi fa figo, cioè involontariamente ci sentiamo attratti da persone che sono cattive, che sono, hanno quel che di bad, cioè per noi uomini magari ci attira il troione imperiale che è una drogata, un'alcolizzata, una tossica, uno schifo, ma che è una gran figa e ci perdiamo il capo, ok? E invece per le donne è la stessa zuppa. Vi attrae, volete tanto il principe azzurro di sto cazzo, e poi vi attrae Dio Bono il Marugia di merda, oppure lo stronzo di turno che è un teppista, che è un poco di Bono, detto proprio papele. Ed è per questo che mi è sortita in testa una canzone vecchia, una canzone famosa, una canzone che voglio condividere con voi qui su Gentle X. Ed è Bad Boys. Bad Boys, what you want? What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Man, I give you no break. Not even your eyes, you not give you no breaks. Well, hey, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do?
Bad Boys Inner Circle, direttamente dalla colonna sonora del mitico film con Will Smith e Martin Lawrence, Bad Boys, un classico del 94, signore e signori. Cioè, ma vi rendete conto che cazzo di cultura vi sto portando? Ma ve lo rendete? Beh, voi dite, quello è un coglione. Coglione di che? C'ho più cultura cinematografica e musicale e artistica io che ho Cristo, chiunque vada a cantare al barroccio di merda con tre stronzi davanti. What the fuck are you saying, bitch? Ha! Cioè, voglio dire, rendiamocene conto, apriamo un dibattito su questo, anzi, scrivetemi in privato, scrivetemi, ditemi cosa pensate, ditemelo, raccontatemi le vostre cazzo di storie, che io magari vi invito nel programma, vi faccio un'intervista, così condividiamo, perché tanto, come sono ex io, siete ex anche voi, e non mi dite cazzate, per cui possiamo fare di tutta l'erba un fascio del cazzo, contenti? Allora, torniamo a noi a questo programma che conduco io, Wild Wild X, che si chiama Gentle X, perché potevamo essere gentleman? No, ma siamo anche X, per cui Gentle X. Sentite che idee partorisce la mia mente malata, capito? Perché direte, oh, te per dire queste stronzate devi essere veramente tarato. Eh sì, I am, motherfuckers, capito? Per cui torniamo a noi, torniamo alla musica, torniamo al programma e parliamo soprattutto di amore, perché questo è un programma per la gente che c'ha il cuore spezzato, il cazzo rotto e il culo pure, capito? Perché di questo parliamo. Ora, io vi vorrei parlare di un artista che adesso è all'apice, cioè io l'apice forse l'ha anche superato a dire il vero, però è stato uno coi controcoglioni perché è stato il primo a pubblicare, quindi ergo a distribuire su un'etichetta a pagamento spendendo soldini dello stipendio per pubblicarla a livello nazionale, dei pezzi che prima dicevano tutti quanti che erano improponibili. E ragazzi, di che vogliamo parlare se non del pilastro dell'hip hop italiano che ha avuto un grandissimo successo mainstream con l'album Tradimento? Eh sì, era Applausi per Fibra. Ma voi non sapete che prima ha fatto un album che era 100 volte meglio, anche se devo dire che tra Mister Simpatia e Tradimento se la gioca quasi a pari carta, però mancava di quella cattiveria che lo distingueva in Italia. E io adesso vi propongo un pezzo per tutte quelle volte che avete conosciuto una testa di cazzo, una sudiciona, una vacca, una cagna che va fatto piangere, va fatto sta male, e voi magari ve la volevate solo trombare, ma poi questa va fatto i giochini di testa psicologici, perché tanto c'è gente, ci sono donne che ragazzi fanno i giochini per fottere a noi stronzi, capito? E dice, ma perché tanto è... capito? Per quelle teste di cazzo. E adesso io vi propongo proprio un gran pezzone di Fibra che magari non conoscete, eh? E ve lo dico come si chiama? Si chiama Gonfio Così, Fabri Fibra, esattamente dall'album Mister Simpatia. Bentornati
bentornati a Radio Simpatia 17 FM per voi, per la giornata che vi continui bene. La prima telefonata che abbiamo in linea. Ma non ci credo, questo è il primo pezzo. Non ho mai visto una ragazza così, con una faccia da porta così. Avanti esci da lontano con me, che non ho mai avuto gonfio così. Ho incontrato una mia amica in giro senza il suo ragazzo, che mi ha chiesto se andavo a fumare con lei nel suo palazzo. Avevo in tasca una bustina d'erba che ancora ringrazio, pensando con una canna di troppo questa l'ammazzo. Comunque sta ragazza è strana, un culo che è un pallone, che sicuro quando scopa bagna più di un gavettone. Questa classica sfigata che viene in cerca d'attenzione, finirà un giorno stuprata nel bagno della stazione. Questa lista è ritardata dopo i primi due cannoni, si addormenta e non si accorge che le tolgo i pantaloni. C'è nel muro una foto, lei da piccola col nonno, io mi abbasso le mutande e inizio a scoparci nel sonno. Di scatto le apri gli occhi, io stringendo le sue gambe, do un'occhiata al mio pisello. Oh ma cazzo, qua c'è il sangue, c'è le mestruazioni, dimmelo cazzo, mi fai contento? Che ce l'ho? Meglio per me. Perché? Così ti sborro dentro. Non ho mai visto una ragazza così, non ci credo. Con una faccia da porca così, non ci credo. Avanti esci dal locale con me, che non l'ho mai avuto gonfio così. Dai, ti prego. Non ho mai visto una ragazza così, non ci credo. Con una faccia da porca così, non ci credo. Avanti esci dal locale con me, che non l'ho mai avuto gonfio così. Quando ho scopato con te ho fatto finta che eri un altro. Chiuso gli occhi immaginando una ragazza un po' più alta. Il primo bocchino tu me l'hai fatto usando i denti. Il giorno dopo in macchina girava andando ai venti. Se mi piace una ragazza per starci dare un polmone. Quando poi finisci scopo non ricordo neanche il nome. Ma ricordo tempo fa pranzavo con non nella Rai. Quando invece oggi mi dicono ambre lesbiche ce l'hai. Resto fatto come il papa, quando parlo sembro un morto. Ma se incontro la mia ex incinta le auguro un aborto. E se invece c'ha già un figlio come un nobile ligurino, entro in casa dal giardino, uccido lei con il bambino. Io con tutta la merda che ho consumato in vita mia, come minimo se faccio un figlio c'ha la distrofia. E la tua una figa infetta, e visto che ci ho fatto buca, mi è venuta una cista a cazzo che sembra una verruca. Non ho mai visto una ragazza così, non ci credo. Con una faccia da porca così, non ci credo. Avanti esci dal locale con me, che non l'ho mai avuto gonfio così. Dai, ti prego. Non ho mai visto una ragazza così, non ci credo. Con una faccia da porca così, non ci credo. Avanti esci dal locale con me, che non l'ho mai avuto gonfio così. Le ragazze son così, sono tutte molto strane. Si dividono in due gruppi, c'è che a volte io non scopo anche per 8 settimane. Così poi girando in centro mi eccito anche con un cane. Ma quello che ci fotte, cari miei, in questa nazione è un lavaggio del cervello grazie a questa religione. Ma se scopi con il culo, brutto pezzo d'urecchione, ti chiamiamo un esorcista che ti mette in punizione. Se in questo locale mi chiedi canti una canzone, facciamo una foto, mi fai un freestyle con il mio nome. Va bene, tu però mi offri una consumazione. Così poi quando ti volti per raggiungere il bancone, ti ribatto con questa zampata in culo. Vaffanculo, mi credo anche famoso, vuoi prendermi per il culo? E poi quando ti bacio penso sempre a qualcos'altro, magari quanta gente sta morendo di infarto. Non ho mai visto una ragazza così, non ci credo. Con una faccia da porca così, non ci credo. Avanti esci dal locale con me, che non l'ho mai avuto gonfio così. Dai, ti prego. Non ho mai visto una ragazza così, non ci credo. Con una faccia da porca così, non ci credo. Avanti esci dal locale con me, che non l'ho mai avuto gonfio così. Così, con una faccia da porca così, avanti esci dal locale con me, che non l'ho mai avuto gonfio così. Alle fattorie. Un formaggio talmente stantio che ti ricorderà il puzzo della fregna di una zingara, talmente cremoso che potrai spalmarlo sui cracker, finché l'odore non ti rimanderà a quel problema di candida della tua ex ragazza. Tutti i sapori delle malattie virali concentrati in un unico prodotto del nostro caseificio. La nostra Robiola. Robiolo Sella, una bontà fresca di latte. Alle fattorie. E dopo il nostro meraviglioso spot pubblicitario, ragazzi, perché solo io potevo partorire una stronzata del genere, siamo tornati in onda su Gentlex, il vostro programma di riferimento per situazioni amorose, storie d'amore, ex, storie del cazzo e tanta buona musica, sì, soprattutto tanta buona musica hip hop, anche perché mi sembra che qui
ragazzi, che vi ha cultura di questo genere, ma che cazzo c'è al giro adesso? Ma ditemi che cazzo c'è, ditemelo, vi venga a cazzo sulla tastiera, eh? O sui canali YouTube magari, eh? Che ne dite? Allora, rimaniamo in tema perché allora abbiamo appena ascoltato il pezzo di Fabri Fibra che magari molti di voi non conoscevano, perché magari conoscevano Applausi per Fibra, quella se la ricordano, ma non questi pezzi che comunque sono dei piccoli cult del genere hip hop, che è quello che prediligo. Io amo tutta la musica, sapete, però l'hip hop è quello che proprio mi fa sentire a mio agio, mi dà l'ispirazione, mi fa venire voglia di essere partecipe nel mondo, nonostante ci siano state persone di merda nella mia vita, così come nella vostra, che abbiano tentato di smorzare la mia energia e il mio essere, ok? Allora, rimaniamo in tema di musica, perché adesso vi voglio far raccontare, cioè vi voglio paragonare un pezzo che passeremo a breve, ma subito dopo aver ragionato sulle persone, sulle donne che vogliono farsi mettere incinta per... Allora, ma vi è mai capitato a voi di stare con una persona che vi abbia detto impregnami, mettimi incinta, facciamo un bambino, perché tu sei l'unico della mia vita per sempre e per tutta l'eternità, e poi ve l'hanno messo nel culo? Io immagino che magari alcuni di voi siano cascati anche nella trappola e abbiano avuto un figlio con un elemento del genere e poi sono nati ancora dei più problemi, perché non dimentichiamocelo, le donne quando vogliono sono furbe anche se stupide. Ora, non è per essere di parte maschilismo, non mi confondete, io dico semplicemente le cose per quelle che sono e tante cose non vengono dette per quelle che sono, perché c'è un finto buonismo a giro al giorno d'oggi che veramente mi fa venire voglia di pisciare fuori dalla finestra in testa alla gente, tanto per dirvi come le cose stanno, ok? Ora, vogliono i figli per cosa? Per tenervi al lazzo? Per avere gli alimenti? Per fottervi ancora di più? Perché voi siete stronzi a parere loro? Perché non meritate rispetto? Cioè, vogliono ridurvi la vita a un inferno? Ragazzi, a me mi ha toccato parecchio questo argomento, anzi ditemi cosa ne pensate voi, e in questo caso io vi propongo un pezzo di 50 Cent che si chiama Have a Baby Baby Now. Il titolo mi ha ricordato questo argomento e per quello ve ne ho parlato. Però adesso ci ascoltiamo la canzone. Have a baby, have a baby by me, baby, feel me now. Have a baby by me, baby, feel me now. Have a baby by me, baby, feel me now. Feel me now, feel me now. Have a baby by me, baby, feel me now. Have a baby by me, baby, feel me now. Have a baby by me, baby, feel me now. Feel me now. That's what I'ma give you. I need you to be what I need. More than lifting weed, I need you to maybe get
you ever. No matter which way it go, I'm no sucker. Girl, you can get it however you want to get it. I'm feeling you still, I'm telling you right now, I'm with it. Baby, 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 now. Oh, col cazzo ti do un bambino, bitch, col cazzo. Perché? Per campammelo da solo insieme al gatto, eh? Della mia stanzina di merda, eh? In disoccupazione, eh? Ma col cazzo, puttana, bitch. No, ragazzi, veramente, ora stasera sono un pochino alterato su questa faccenda, perché ora io ci faccio anche dell'ironia e ve ne parlo così. Però dico io, ma c'è tanta gente ridotta a merda, ci sono tanti uomini ridotti all'osso, a vivere anche in macchina, a vivere in mezzo alle strade per da sordi a una stronza di merda che si è fatto il programmino per metterglielo per bene nel culo. E quelle che fanno i programmini per cazzi loro, che si studiano per bene le cose, secondo me dovrebbero essere prese e buttate nei fo', eh? Perché una cosa è pigliare per il culo involontariamente, tutt'altra cosa è programmarselo per rendere la vita un inferno a qualcun altro. E allora non andiamo tanto d'accordo e vediamo che tanto la giustizia non fa un cazzo per i poveri uomini che comunque sia sono vittime, perché comunque sia non è che esiste solamente l'uomo cattivo, malvagio, il femminicidio, è anche all'incontrario, ma non se ne parla tanto e vorrei che questo argomento salisse un attimino di più all'attenzione di tanti, giusto per far riflettere un attimino la società, che vabbè, per quanto rifletta, voglio dire, ormai lo sapete anche voi, quanto rifletta di testa, usi la testa, la società attuale, quindi lasciamo stare, io diciamo l'amo l'ho buttato, vediamo quanti abboccano e quanti capiscono, perché bisogna, è un discorso molto molto lungo e non ci basterebbero altre puntate per poterne approfondire, o magari lo approfondiremo step by step. Comunque io sono il vostro conduttore, sono X, e questo che state ascoltando, questo simpatico programma, si chiama Gentle X. Allora, sapete come ci si rimane di merda, vero? Quando una donna ci fa soffrire, quando anche un uomo fa soffrire una donna, capito? Sono dei momenti no che sembrano non passino mai più. Ed è difficile veramente far ragionare i nostri neuroni, mettersi nell'ordine di idee, di rialzarsi e trovarsi in una situazione di pace interiore per poter ricominciare. E Fabri Fibra, il nostro caro Fabri Fibra, di momenti no ne sa qualcosa. Ed ecco a voi Fabri Fibra con Momenti No, sempre estratto da quel grande cult che è Mr. Simpatia, l'album. In questa vasca in cui ci butto acceso un phon, vorrei incontrarti tra 100 anni a Pesa insieme a Ron. Divento aggressivo, se non lo so ne imparerò. Nel caso in cui ti vedrò entrare in casa mia ti sparerò. Un paio d'anni fa ero troppo stupido, lo so, ma sto pagando un prezzo che non me lo scorderò. Sono in down, perciò il peggio è che peggiorerò. Un uomo bomba, mi sfuggirò e mi autodistruggerò. Il mio cuore ancora batte, ma soltanto per un po'. Bevendo in macchina un frontale a 100 con questa Renault, e il mio nome in questa lapide, mica in un bordereau. Il mio volto ancora in lacrime da quando hai detto no, e quante donne incontrerò che ancora peggio tratterò. Su questo chiodo la mia fronte tra un secondo sbatterò. Ogni volta che mi domando quanto mi condannerò, fino al prossimo mese in casa con lo stipendio che c'ho. Perciò quanti momenti no, no, quanti progetti, no, e poi nonostante ti amo non funziona tra di noi. Ma se ti incontro per la strada con un altro non lo so, io prenderò di scatto il collo, stringerò e lo strozzerò.
confondono il mio io. Mia madre è in paranoia, prega e spera in questo Dio. Sono talmente confuso che non so più il nome mio. Mi sfondo a casa mentre guido il furgoncino di mio zio, perché sono in depressione, ho crisi di persecuzione. Sono pronta all'ispezione quando scendo alla stazione. Voglio più prostituzione intorno alla mia abitazione, prima che esplode in aria per difetti di progettazione. Tengo una deformazione, la testa in ebollizione. Non siamo una proiezione, siamo senza protezione. Drogo la circolazione del mio sangue in secrezione. Spingo fino all'infezione, collassando a colazione. Se andassi in televisione sarei il tipo che accoltella un taglio in pancia lacerando il corpo di Giù Cascasella. Io sputo sulla tomba di Pacciani morti in celle. Strozzerò ogni tuo ragazzo, o sarei mio o sarai zitella. Quanti momenti no, no, quanti progetti no, e poi nonostante ti amo non funziona tra di noi. Ma se ti incontro per la strada con un altro non lo so, io prenderò di scatto il collo, stringerò e lo strozzerò, lo strozzerò. Quanti momenti no, no, quanti progetti no, e poi nonostante ti amo non funziona tra di noi. Ma se ti incontro per la strada con un altro non lo so, io prenderò di scatto il collo, stringerò e lo strozzerò. Non sono affatto interessata ai tuoi commenti, sai perché. Di cattiverie ne ho pensate anche fin troppe su di me. Io stavo andando in collegio quando era il 93, perché gli unici interessi miei non erano un granché. Io quando parlo con mio padre sento il gelo dentro me, perché non parla con mia madre, lei non parla più con me. Sono un pazzo vagante, insano tanto quanto te, che diventa schizofrenico in classe. Ho ancora i buchi nella schiena che gli amici han fatto a me. Si sono chiesti, ma cos'è che fa? Pensa solo per sé. Questo egoismo, il mio nervoso non c'entra con il caffè. Il pessimismo qui germoglia insieme all'odio che già c'è. Io non c'ho cash quindi non viaggio, al massimo faccio un bidet. Ma chiedo un prestito a un collega e ci compro una 33 da spararmi in testa in ufficio quando il mio capo non c'è. Metà cervello brutto stronzo, te lo spruzzo sul parquet. Quanti momenti no, no, quanti progetti no, e poi nonostante ti amo non funziona tra di noi. Ma se ti incontro per la strada con un altro non lo so, io prenderò di scatto il collo, stringerò e lo strozzerò, lo strozzerò. Quanti momenti no, no, quanti progetti no, e poi nonostante ti amo non funziona tra di noi. Ma se ti incontro per la strada con un altro non lo so, io prenderò di scatto il collo, stringerò e lo strozzerò. Non lo so, 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 non lo so. Bentornati in onda, io sono X e questo è Gentle X, un programma che parla di amore, di storie del cazzo, di relazioni finite male, di tutto che quello che riguarda le faccende di cuore, mescolato con tanta buona musica hip hop. Fabri Fibra, i momenti no, sapesse quanti ne ho avuti io di momenti no? Ma sicuramente più di lui, guarda, non lo conosco così sufficientemente da poter dire questo, ma ne sono convinto e sono pronto anche a scommetterci. Ma signore e signori, purtroppo il tempo è tiranno anche questa volta, per cui io adesso vi lascerei con l'ultimo pezzo prima di chiudere anche questa bellissima, irriverente, un pochino più rabbiosa e riflessiva puntata di Gentle X, con un pezzo che celebra la vittoria di chi ha accettato la situazione. Cioè, sapete quando dite, ma sai che, ma vaffanculo, quello stronzo barra quella stronza che avevo prima nella mia vita non è niente, non me ne frega più un cazzo di niente. Anzi, siccome tanto nessuno sarà mai, fortunatamente, come sono stato io, e l'amore che t'ho dato io non te lo darà mai nessuno, fatti uno shot per me. Il senso di questa canzone è questo: per chiunque abbia perso una persona così, dovete dire fatti uno shot per me, alla mia salute, alla mia salute. Perché tanto, ragazzi, il punto a cui voglio arrivare alla fine è sempre lo stesso: siate positivi e lasciate andare quello che è stato. Chi se ne frega di quello che è stato? Cioè, è andato, ormai è andato. Il libro l'avete bruciato? Non è che avete voltato pagina, l'avete bruciato, ci avete cagato sopra. Meglio così, starete meglio, accettatelo per voi, fatelo per voi e fate in modo che le persone che non vanno voluto per tante ragioni e che vanno dato tante colpe e quant'altro, che si facciano uno shot, sì, ma alla vostra salute, perché voi valete molto di più di quello che vi hanno fatto credere. Ed è per questo che io vi lascio questa sera con Drake, Take a Shot for Me. Ci vediamo alla prossima puntata, ci sentiamo alla prossima puntata, ciao!
I can see it in your eyes, you're angry. Regret got shit on what you're feeling now. Mad cause you ain't like me. Oh, you mad cause nobody ever did it like me. All the care I would take, all the love that we made. Now you're trying to find somebody to replace what I gave to you. It's a shame you didn't keep it, Alicia, Katia. I know that you gon' hit it, I'm the man. Yeah, I said it. Bitch, I'm the man, don't you forget it. The way you walk, that's me. The way you talk, that's me. The way you got your hair up, did you forget, that's me. And a voice in your speaker right now, that's me, that's me. And a voice in your ear, that's me. Can't you see that I made it? Yeah, I made it. First I made you who you are and then I made it. And you're wasted with your latest. Yeah, I'm the reason why you always getting faded. Take a shot for me. Oh, 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 oh. Take a shot for me. Oh, 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 oh. Take a shot for me. Okay, look, I'm honest. Girl, I can't lie, I miss you. You and the music were the only things that I commit to. I never cheated for the record back when I was with you. But you believed in everything but me, girl, I don't get you. She says, I know you changed. I never see you cause you're always busy doing things. I really wish she had a different way of viewing things. I think the city that we're from just kinda ruined things. It's such a small place, not much to do but talk and listen. The men are jealous and the women all in competition. And now your friends telling you stories that you often misinterpret and taint all the images of your Mr. Perfect. I could tell that you've been crying all night, drinking all summer, praying for your happiness, hope that you recover, This is one I know you hated when you heard it, and it's worse because you know that I deserve it. Take a shot for me. Oh, 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 oh. Take a shot for me. Oh, 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 oh. Take a shot for me. A shot for me. A shot for me. Yeah. May your neighbors respect you. Trouble neglect you. Angels protect you, and heaven accept you.